Stai proprio diventando grande. Sono soltanto un bambino, 4 anni ogni giorno divento più grande. Sono Caillou e mi piace esplorare, ci sono tante cose da fare. Scopro ogni giorno cose nuove, tutto mi insegnano mamma e papà. Venite bambini, le avventure di Caillou ci aspettano! E qual è la storia di oggi, nonna? Si intitola Caillou non ha più paura, vi piacerà tanto. Questa storia parla del piccolo Caillou e di un signore suo vicino di casa. Il signor Inkel viveva nella casa accanto e molti bambini dicevano che c'era un fantasma in quella vecchia casa. La casa del signor Inkel aveva davvero uno strano aspetto. E ad essere sinceri, anche il signor Inkel. Ma Caillou, che cosa c'è che non va? Ho visto il signor Inkel, mamma! Mi fa paura! Non capisco proprio perché. Il signor Inkel ha dei strani denti! Sbagli, caro. Io non vedo nessuno e poi conosco il signor Inkel, è un signore molto gentile. Oh. Ciao, buongiorno, Caillou. Oh, mamma! Il povero signor Inkel diventò triste quando vide Caillou correre via. Coraggio, esci di lì. Il signor Inkel vuole chiederti scusa per averti spaventato. Il nostro vicino è una brava persona. Non lo voglio vedere, ho paura. Tu hai paura del signor Inkel solo perché non lo conosci, mio caro. Salve, posso entrare? Entri, signor Inkel. Caillou, il signor Inkel vorrebbe... Dove sei, Caillou? Oh, ma dove sarà andato il piccolo Caillou? Non ne ho proprio idea, signor Inkel. Era qui un minuto fa. Ah, ho capito. Credo che stia giocando a nascondino, signora. E io adoro giocare a nascondino, lo sa? Ehi, Caillou! Noi stiamo arrivando! Dove si sarà nascosto quel furbacchione? Ehi, Caillou! Dove sei? Ci sentiranno! Credo che Caillou stia andando al piano di sotto. Certo che è bravo a nascondersi, eh? Ma secondo me è in questa stanza? Io non riesco a trovarlo. No, non è qui. Controlliamo in un'altra stanza. C'è solo un posto in cui Caillou può essersi nascosto. Da bambino il mio nascondiglio era il ripostiglio. Grazie al gioco, Caillou imparò a non avere più paura del signor Inkel. Credo che tu abbia trovato un nuovo amico, Caillou. Giochiamo ancora a nascondino. Certo, con molto piacere. Ma questa volta io mi nascondo e tu mi cercherai, eh? Mamma, avevi ragione tu, è simpatico. Pronti, bambini? È ora. Quello che vi racconterò accadde quando Caillou aveva solo 3 anni. La storia di oggi si intitola Caillou ha paura del buio. Buonanotte, Caillou. Dormi e fai sogni d'oro. Dormi bene, non avere paura del buio. Va bene. Solo i bimbi piccoli hanno paura del buio. Dei mostri sul letto! Oh! Ma
succede? Ci sono i mostri, mamma! Fatto. Sono spariti, tesoro. Erano solo delle ombre. Ma qui c'era anche un enorme mostro grattoso. Io non vedo nessun mostro grattoso. Sì, c'era invece, mamma, te lo giuro. Ho sentito che grattava forte forte. Ma sei sicuro di aver sentito qualcosa? Però non devi aver paura dei mostri, e sai perché? Perché i mostri non esistono davvero. Esistono solo per finta. Buonanotte, cara. Non ho paura dei mostri. Non ho paura dei mostri. Calma, non è niente, Caillou. È solo il tuo serpente di gomma. Sì, ma c'era un brutto mostro volante e anche un mostro grattoso. Io li ho sentiti, lo giuro. Probabilmente hai immaginato di aver sentito qualcosa, Caillou. Io non vedo niente qui. Ma il mostro grattoso c'era, faceva... Prova ad ascoltare un po' il carillon. Questa bella musica ti aiuterà a dormire. Buonanotte, Caillou. Quel ramo sbatte sulla finestra a causa del vento. Era lui che faceva quel rumore strano. Visto, tesoro? È stata la tua immaginazione a creare questi mostri. Il mostro grattoso era il ramo dell'albero. Guardate! Il mostro grattoso esiste davvero! No, non era un mostro. Era quel monello di Gilbert. Sì, era il gatto. Ora potrai dormire tranquillo, tesoro mio. E il tuo orsetto ti terrà compagnia. Sentire qualche altro rumore spaventoso. Oh, vedrai che grazie all'aiuto del tuo orsetto non sentirai più nessun rumore, tesoro. Buonanotte, Caillou. Bene, pronti per una storia? È una storia di Caillou. La storia di oggi si intitola Caillou porta a spasso il cane. Prendi! Caillou conosceva già quel bel cagnolino. Hai visto, Caillou? Sto di nuovo badando a questo piccolino. Voleva far visita al suo amico Caillou. Ti va di portarlo a spasso con me? Oh. Sì, vai pure. Sì! Lo porto io? Oh, certo. Guarda, nonna, il cane si è seduto. Aspetta che tu gli dica di attraversare la strada. Digli cammina quando è ora di andare. Cammina! A Caillou piaceva quando il cagnolino obbediva ai suoi ordini. Bow, 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 bow! Guarda cosa ho qui per te. Nonna vuole giocare! Tira la palla e poi digli prendi e lui te la riporterà indietro, vedrai. Ma come bravo! Digli lascia. Lascia? Wow! Prendi! Caillou si divertì un mondo quel pomeriggio a giocare nel parco con il suo piccolo cane bianco. Che cosa, Caillou? Un cagnolino bianco! Oh, è molto bello, vero? Ma vedi, Caillou,
L'abbiamo già un animale. Noi abbiamo Gilbert. Ma io voglio avere un cane! Un cane da portare! Forse quando tu e Rosie sarete più grandi, potremo avere un cane. Buonanotte, tesoro. Buonanotte, papà. Caillou non voleva aspettare tanto, perché voleva il suo cane adesso. Vedendo il suo cane di peluche il giorno seguente, Caillou ebbe un'idea. Ed ecco il guinzaglio. Mamma, papà, venite a vedere. Che cosa c'è? Una sorpresa. E così anche Caillou aveva il suo cane da portare a spasso tutti i giorni. Bene, sono andati via tutti. Ora la nonna vi leggerà una storia, bambini. Vediamo che cosa ha fatto Caillou il giorno del suo compleanno. La storia di oggi si chiama Caillou e il regalo di compleanno. Era il compleanno di Caillou e sua madre gli stava preparando una bella torta. Non ti va di aiutarmi a pulire la scodella, vero? Sì che mi va, mamma! Ah, l'avevo immaginato! La torta di compleanno! Le voglio un po' anch'io! Fai il bravo, Caillou! La cioccolata! Caillou. Voglio la cioccolata! Dai un po' di cioccolata anche alla tua sorellina! Detto che Caillou doveva dare un po' di cioccolata anche a Rosie. Caillou aveva detto a tutti che voleva un dinosauro speciale per il suo compleanno. Ma il regalo che gli diede la nonna non era un dinosauro, era una felpa nuova. Ti piace il regalo, Caillou? Oh, certo che gli piace. Oh, eccoli, sono già arrivati. Entrate pure, bambini. Ah, ce la fai a stare fermo ancora un po', Caillou? L'ultimo tocco e ho finito. Così mi fa il salletico. Buon compleanno, Caillou! Buon compleanno! Auguri! Buon compleanno! Wow! Tanti auguri, tesoro! Ce la fai a spegnere tutte le candeline? Esprimi un desiderio, Caillou, e poi soffia forte, forte. Lui sapeva già cosa desiderava. Voleva un dinosauro speciale come regalo. Caillou aveva la pancia così piena che non riuscì a mangiare la sua torta di compleanno. Buon compleanno, tesoro mio! Finalmente! Il mio dinosauro speciale! Grazie! Dopo aver giocato un po', i bambini mangiarono volentieri un delizioso gelato. Mettiti la felpa nuova, tesoro. Wow! Com'è bella! Sulla felpa c'è disegnato un dinosauro speciale! Il desiderio che Caillou aveva espresso si era più che realizzato. Infatti, ora aveva avuto in regalo due dinosauri speciali. Questo è stato un compleanno bellissimo! Siete pronti, bambini? Dunque, vediamo cosa ha fatto oggi Caillou. La storia di oggi si intitola Caillou mette a posto i giocattoli. Caillou, dove sei, tesoro?
Strano. Caillou arriva sempre di corsa quando a merenda c'è il budino al cioccolato. La mamma ha ragione. Caillou è golosissimo di budino al cioccolato. Ehi, aspetta, sono qui! Guarda, tesoro, che disordine. Cosa ti dico sempre, Caillou? Che non devo mai lasciare i miei giocattoli sulle scale. Caillou sapeva benissimo che non doveva mai lasciare i suoi giocattoli sulle scale. Mettili nella tua stanza, per favore. Importante, caro. Su, corri a vedere cosa vuole papà. Caillou, che cosa ti ho detto riguardo al fatto che lasci i tuoi giocattoli nel viale, eh? Che non devo farlo, papà. Sì, giusto. E perciò ora rimettili a posto. Ma stavo per mangiare il mio budino al cioccolato. Il tuo budino al cioccolato aspetterà. Guarda, ti aiuto anch'io. Anche se il suo papà lo stava aiutando, Caillou non si sentiva molto felice. Caillou, ti devo parlare, vieni! Caillou, voglio che metti a posto tutti i tuoi giocattoli prima di mangiare il tuo budino. Va bene, papà! Sei sicuro di averli raccolti tutti quanti? Ne sono sicuro, guarda! Molto bene, è l'ora del budino. Dai un'occhiata qui, tesoro. Sai, Caillou, il problema è che hai troppi giocattoli e in casa non c'è abbastanza spazio. Sì, lo so. Alcuni sono diventati vecchi e tu non ci giochi più. Che ne vogliamo fare, eh? Perché non ne dai qualcuno a Rosie, eh? Va bene, intanto gliene regalo uno. Per gli altri devo pensarti. Ehi, ho un'idea. Potremmo conservarli in un bel baule di legno. Vuoi aiutarmi a costruirne uno? Oh, sì! Ma dopo che avrò finito il mio budino al cioccolato. Papà, adesso abbiamo finito, Caillou. Oh, grazie, è bellissimo. Controlliamo se si chiude bene. Siete contenti di dormire fuori, bambini? Ah, sapete? Anche Caillou lo fa in questa storia, che si intitola Caillou va a dormire fuori. Tutto accadde quando Leo, l'amico di Caillou, lo invitò a dormire per una notte a casa sua. Caillou e sua madre stavano preparando la borsa. Brum, brum! Caillou, guarda, abbiamo dimenticato qualcosa. Sì, esatto. Se devi dormire a casa di Leo, hai bisogno del pigiama. Vediamo, hai preso tutto? Sì! Quella era la prima volta che Caillou andava a dormire a casa di un suo amichetto ed era molto, molto eccitato. Su, sali, Caillou. Io sono sicura di aver dimenticato qualcosa. Ma cosa non lo so. Fammi pensare. Pigiama. Pigiama. Spazzolino. Spazzolino. Orsacchiotto. Oh, l'orsacchiotto! Hai dimenticato il mio teddy! Bene, ora hai davvero tutto. Sei pronto? Il papà di Leo aveva costruito una casa sull'albero. E Caillou adorava giocarci dentro. Leo, Caillou, è ora di cena. Venite dentro e lavatevi le mani. Tieni,
Caillou si stava divertendo tanto a casa di Leo, ma quando arrivò la cena, Caillou cominciò a sentirsi solo e a pensare alla sua mamma e al suo papà e alla sua casa. Ma non hai fame, Caillou? Sì. Su, vediamo chi finisce prima, come premio avrà un bel dolce. Presto arrivò l'ora di andare a letto per Caillou e Leo. Caillou scoprì che anche lavarsi i denti era tanto divertente a casa di Leo. Ma quando fu ora di andare a dormire, Caillou ebbe nostalgia dei genitori e della sua casa. Ma tanta nostalgia. Cominciò a sentirsi molto, molto triste. Va tutto bene, bambini? Su, a letto, Caillou. Buonanotte, caro. Oh, tesoro, c'è qualcosa che non va? Io voglio andare a casa mia. Io ho un'idea. Proviamo a fare una telefonata alla tua mamma. Voglio tornare subito a casa, mamma. Anche il tuo orsacchiotto vuole tornare? L'orsacchiotto? Povero Teddy, deve sentirsi molto solo chiuso nella tua borsa. E io so che lui non vedeva l'ora di dormire a casa di Leo. Quando Caillou prese il suo Teddy, non desiderò più tornare a casa. Abbracciò forte il suo orsacchiotto e gli diede un grosso bacione. L'orsacchiotto si sente meglio? Sì, perché lo tengo stretto stretto a me. Bene, buonanotte, dormite bene. E fate sogni d'oro, bambini! Siete pronti per una storia eccitante? Questa vi piacerà tanto. Vediamo che cosa ha fatto di bello oggi Caillou. Ah, sì! La storia di oggi si intitola Caillou e il parco dei divertimenti. Ci vuole ancora tanto tanto, papà? Siamo già arrivati, non è vero, papà? Sì, quasi. Siamo quasi arrivati! Sì, siamo arrivati! Caillou era molto eccitato, perché questa era la prima volta che andava ad un parco dei divertimenti e voleva andare su tutte le giostre con suo padre. Wow! La prima che scese si chiamava la discesa delle cascate del Niagara. Accostati al tabellone, Caillou. A cosa serve? A vedere se sei abbastanza alto per andarci. Sì! Ti piace? Ma fa anche un po' di paura, non è vero? Caillou e il suo papà erano d'accordo. La giostra era divertente e anche un pochino spaventosa. Ma presto Caillou cominciò a divertirsi e si dimenticò di avere paura. E l'acqua ci ha tutti inzuppati, mamma! Chi di voi vuole il dolce? Sono sicura che lo zucchero filato gli faccia bene, sai? Questo vuol dire che tu non ne vuoi? La ruota panoramica. Da lassù lui riusciva a vedere tutto, tutto il parco. Papà, papà, guarda! Era l'orso più grande che Caillou avesse mai visto. Se fossero riusciti a infilare gli anelli nel paletto, avrebbero avuto in premio l'orso. Ehi! Ma quel gioco era troppo difficile per Caillou. Non è facile come sembra. E tu sei capace, papà? Beh, vediamo, farò del mio meglio. Bello mire, tesoro! Caillou si augurava con tutto il cuore che il papà riuscisse a infilare anche il terzo e ultimo anello. Ti sei divertito, vero Caillou? Oh, sì, tanto, mammina! Cosa ti è piaciuto di più? La cascata del Niagara?
La ruota panoramica? Ah, io lo so. Ti è piaciuto vedere il tuo papà vincere l'orso agli anelli? Sì! Nonna, ci leggi una nuova storia di Caillou? Certo, caro. Cosa sarà successo oggi a Caillou? La storia di oggi si intitola Rosie dà fastidio a Caillou. Caillou si divertiva a giocare con le sue costruzioni. Aveva deciso di costruire la torre più alta di tutto il mondo. Quella era la torre più alta che Caillou avesse mai fatto. Cattiva, non lo fare più, Rosie! Forse vuole solo giocare con te, caro. Però io non voglio giocare con lei! Caillou, ora ho da fare, non posso risolvere sempre i tuoi problemi. Mamma mia! Tu e Rosie dovete imparare a risolvere i problemi da soli. No, io non voglio! Caillou! Caillou era felice di leggere il suo libro da solo, senza Rosie a dargli fastidio. No, va via, Rosie! Esci dalla mia stanza! E non entrare più! Vattene via! Vattene, ho detto! I libri si leggono, non si rompono! Caillou, hai fatto piangere tu, Rosie? No! Caillou era contento. Ora Rosie non l'avrebbe più disturbato. Caillou stava giocando nella sua stanza tutto solo e tranquillo da molto tempo. E ora cominciava ad annoiarsi un po'. Ehi! Lui voleva giocare ad un gioco, però non ci voleva giocare da solo. E così cambiò idea e andò a cercare Rosie. Rosie! Caillou si ricordò che giocare con Rosie era divertente. Oh, ma guarda, adesso stanno giocando. Ora Caillou si divertiva tanto con Rosie che non voleva che sua madre disturbasse. Venite, bambini, è ora. È meglio che mi sieda io al centro, così potrete vedere tutti e due le figure che sono nel libro. Di che parla la storia, nonnina? Di una nuova e bella avventura di Caillou. Si intitola Caillou va in ufficio. Caillou era eccitato, stava andando al lavoro con la sua mamma. Sei capace di passare attraverso la porta girevole? Sì, mamma, posso farlo da solo? Sì, va bene, ricordati, quando sei dall'altra parte devi uscire. Oh, tesoro, continua a spingere, Caillou. Io voglio farlo di nuovo. Caillou non era mai stato prima in quel posto. C'erano rumori buffi in giro e molta gente che non aveva mai visto in vita sua. Caillou! Ah, tu devi essere Caillou. Piacere di conoscerti. Benvenuto in ufficio. Caillou è qui per lavorare.
Per oggi questa è la tua scrivania. Che cosa ti va di fare? Io voglio lavorare! Caillou pensava che lavorare consistesse nello scrivere tanto. Ora faccio un bel lavoro! Ho finito! Guarda, mamma! È bellissimo, Caillou! Solo un momento, eh! Sei tu, questo è papà, questo è Rosy e questo sono io. Prendilo, è per te. È bellissimo, Caillou, grazie. Hai fatto davvero un buon lavoro. Adesso possiamo giocare? Ora non posso proprio, Caillou. Devo fare un po' di lavoro prima. Intanto fai un altro disegno. Ciao, Teddy. La mamma passa tutto il tempo solo a lavorare. Caillou, purtroppo non ho ancora finito. Però ho una sorpresa per te. Pronto? Papà! Sono io, Caillou! Sto lavorando con mamma! Sì, anch'io lavoro! E c'è Teddy con me! Ti voglio bene, papà! Ciao! Che ne dici di andare a mangiare? Caillou e sua mamma presero il loro pranzo e fecero un picnic con Teddy. Perché non metti il tuo disegno nella bacheca? Così potranno vederlo tutti! Sì! Oh, ma è bellissimo! Ehi! Papà! Ecco qua! Ci vediamo più tardi! Sai, quello è l'ufficio dove lavora la mia mamma! Sì, lo so! Caillou era orgoglioso di mostrare al suo papà tutto quello che aveva imparato su quel posto. Aspetta, ti faccio vedere come si fa! Le porte erano molto pesanti e il papà di Caillou decise di aiutarlo. Bisogna essere molto forti per spingere quelle porte. Eh sì, lo so. Caillou raccontò al suo papà tutta la sua giornata in ufficio.